Utilizzi una macchina fotografica per far video su YouTube o video podcast, ma i risultati che ottieni non ti soddisfano. Guarda questo video fino alla fine perché ti spiego in maniera super pratica e super concreta come settare la tua macchina fotografica per ottenere un risultato decente. Come ti dicevo nell'introduzione, in questo video super pratico e super concreto ti mostro esattamente come devi settare la tua macchina fotografica per ottenere un risultato simile a quello che vedi adesso nel mio video. La cosa che voglio precisarti è questa: non importa la marca e il modello di macchina fotografica che possiedi, quello che ti racconto in questo video vale per qualsiasi tipo di macchina fotografica, ok? Iniziamo! Prima cosa da fare, devi scegliere se registrare il video a 1080 o 4K. Qual è la differenza? Innanzitutto in termini di peso, il 4K pesa molto di più rispetto al 1080, quindi devi avere anche un computer in grado di gestire quel peso. Il vantaggio del 4K rispetto al 1080 è che YouTube ha un diverso algoritmo per gestire quel tipo di video e quindi, come dire, adesso, già da un po' di tempo in realtà, YouTube consiglia fortemente di lavorare in 4K. Vuoi sapere un segreto, un super segreto? Puoi lavorare nel tuo software di montaggio video a 1080 e esportare in 4K. Questo punto è molto molto veloce. Devi settare la tua macchina fotografica in modalità manuale. Che cosa significa? Che devi avere la libertà di poter intervenire su ogni parametro di quelli che ti racconterò tra pochissimo in maniera individuale. Quindi la modalità automatica è nemica della qualità. Quindi assicurati di settare la tua macchina fotografica in modalità manuale. Il bilanciamento del bianco serve fondamentalmente a far apparire la tua pelle così com'è nella realtà, ok? Quindi né troppo gialla né troppo bianca. Cosa devi fare? Controlla le luci che stai utilizzando per illuminarti e vedi il grado Kelvin, espresso con una lettera K, che queste lampadine hanno. Normalmente possono essere 5600, che rappresenta più o meno la luce diurna, o possono essere 2007, 3004, 6005, insomma ci sono diversi gradi Kelvin. Assicurati di matchare in maniera molto semplice la temperatura, quindi il bilanciamento del bianco nella macchina fotografica con i gradi Kelvin delle luci che stai utilizzando, in modo che otterrai un effetto normale. Una volta che hai scelto 1080 e 4K, non ti resta che scegliere il frame rate. Che cos'è il frame rate? È la quantità di fotogrammi al secondo. Ovviamente maggiore il numero di fotogrammi, più sarà fluido il tuo video. Quello che ti consiglio è di settarla a 24, 25 o al massimo a 30, non andare oltre. Settaggi superiori al 30 servono quando fai slow motion, quindi hai un numero di fotogrammi molto elevato e quando dimezzi la velocità per fare uno slow motion non perdi troppa qualità. Nel nostro caso l'occhio umano è abituato a vedere a 24 fps, fotogrammi per secondo, quindi frame rate. Anche i film che vediamo al cinema e in televisione sono in 24 fps. Io utilizzo 25 semplicemente per una questione che ti spiegherò tra pochissimo, ma tu utilizza tra 24, 25 o 30. Fai un test e vedi qual è il frame rate che ti piace di più. Qui le cose sono super semplici. Ok, se come me hai scelto 25 fps, i fotogrammi per secondo di cui ti parlavo prima, dovrai settare il tuo shutter speed a 1 su 50. Se hai scelto 30 fps, dovrai settare il tuo shutter speed a 1 su 60. Quindi la regola è che devi raddoppiare il frame rate. Semplicissimo. L'apertura del diaframma varia soprattutto in base alle lenti che stai utilizzando. Le lenti molto buone hanno un valore indicato con la lettera F di 1.2-1.4. Le lenti non troppo buone arrivano a 3.5, 4.8, 5.6, 6.5 e così via. Qual è questo valore? Che cosa significa questo valore? Più il valore basso, F1.4, significa che entrerà tantissima luce dentro la macchina fotografica e tu potrai anche diminuire la quantità di luce dall'esterno e otterrai lo sfondo sfocato. Più invece F arriva a 6.5 o oltre, più sarà scuro quello che vedrai e quindi dovrai aumentare le luci dall'esterno e meno lo sfondo sarà sfocato. Quello che ti consiglio io è di cercare di diminuire al massimo possibile questo numero andando al valore di F più basso possibile in base all'obiettivo che hai. In questo modo avrai lo sfondo sfocato e entrerà parecchia luce dentro la macchina fotografica.
L'ultimo valore, ovvero quello sul quale puoi intervenire maggiormente, è il valore degli ISO. Allora ti consiglio di tenere il valore ISO più basso possibile. Si parte da un minimo di 80, se non ricordo male, si arriva fino a 20.000, ma dipende molto dalla macchina fotografica. Quello che ti consiglio di fare è tenere l'ISO a un valore più basso possibile. Perché? Perché renderà la tua immagine più luminosa possibile e introdurrà meno rumore. Il rumore che cos'è nel video, nella fotografia? È quando hai presente le parti molto scure, nere o blu, noti che sta sgranando, che non è perfetta l'immagine. Ecco, più alzi il valore dell'ISO, più corri il rischio di incappare in quella problematica. Quindi ti consiglio di andare, dipende molto dalla macchina fotografica, però per la mia esperienza, almeno con la mia attrezzatura, non vado mai oltre 1000. Ok? Mai. Anche in questo momento, per esempio, l'ISO è 1000. Quindi, se riesci a tenere un valore ancora più basso, l'immagine sarà più scura, dovrai utilizzare più luci, luci più forti all'esterno, ma ti garantirai una qualità migliore. Ho cercato di essere molto semplice in questo video, ma se le cose che ti ho raccontato ti suonano un po' strane, ho un super consiglio per te. Il consiglio è facilissimo. Leggi il manuale di istruzione della tua macchina fotografica. Fai in questo modo. Premi play sul mio video. Arriva al punto in cui ti sto parlando di un determinato settaggio, metti pausa, vai sul manuale e cerca di capire come settare appunto sulla tua macchina fotografica quel valore. In questo modo non avrai nessun tipo di problema, e anche se i termini che ho utilizzato, shutter speed, frame rate eccetera, non ti suonano familiari, nessun problema, li trovi sul manuale della tua macchina fotografica. Bene, spero che tu abbia trovato interessante questo video e soprattutto utile, perché ho cercato di essere veramente breve e conciso. Io parlerei per ore, lo sai, mi conosci, ma spero veramente di averti aiutato. Laddove, nonostante il manuale, nonostante questo video, hai problemi a ottenere una buona qualità con la tua macchina fotografica, commenta questo video e io come al solito proverò ad aiutarti, ok? Mi raccomando, leggi il manuale di istruzioni, guarda questo video più e più volte fin quando non ottieni una qualità decente, ok? Grazie mille, alla prossima!